tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale La Taverna dello Svapo ad un nostro nuovo video. È un po' che non ci vedevate perché l'estate ci ha portato via un po' di tempo. Come al solito io sono Gabri. Io Birillo. E oggi andremo a recensire un nostro nuovo atomizzatore, l'Apocalypse. Vai Birillo. Tanta roba, un bellissimo dripper, simile al Goon. Allora, al suo interno c'è il dripper che l'abbiamo già posizionato in cima alla nostra box, con la marcatura Apocalypse, bella incisa, bello, i fori dell'aria che raffreddano le resistenze belle grossi, sì. E davanti c'è il simbolo di un uomo con una maschera antigas, bello inciso bene, si sente anche molto bene con al tatto. E abbiamo posizionato sopra il Chubby perché a noi ci piace il tiro un pochino più largo, sì. E abbiamo fatto sopra delle resistenze da 0,10 facendo 5 giri sulla punta da 3, il filo da 0,20 gauss, sì. Ora andiamo a vedere cosa c'è dentro. Il sacchettino si presenta così, una custodia di velluto con i suoi filetti come quella del Goon. E dentro c'ha il cacciavitino con gli o-ring e le vite per il serraggio, sì. dei fili. Una bella bustina, anche mille bolle che trattiene dentro il dripper, sì. Per tenerlo quando lo vuoi mettere via. Per i colpi, per il protetto. Bello, c'è varie colorazioni, noi l'abbiamo preso alluminio. Ci piace perché anche se lo metti sul tubo ci sta, salta bene. Un po' di più, si vede, sì. Un po' di più. Ok, andiamo a fare la prova di svapo con un liquido che abbiamo già recensito, sì. qualche tempo fa. Vai Gabri, farti la prima prova di svapo. È con la box GoPro della Grip Vape. Viaggia. Quando rigeneri come sono queste piattine un po' diverse? No, riescono a serrare bene i fili, sono comode, veloci, confronto 4 viti del Goon. Il fumo è qua. Il tiro come ce lo senti? Come il Goon? Sì, un po' aperto. Bell'aperto, arreggiato. Questi due fori, cioè, mentre... Un botto d'aria e farlo raffreddare bene le resistenze. Col Chubby poi. Poi usandolo bene sul meccanico, una box. Facendo una buona resistenza. Una buona resistenza con i butti larghi, non fai riscaldare, sì. Tanto il dripper e ti rimane abbastanza freddo. È vero. Quindi è vero. Se fai tante svappate non va a riscaldare tanto il dripper. Magari facendo su una box elettronica, dopo un po' ci sta che scala, perché si va su di wattaggio a 90, sì, con resistenze un po' più alte, un po' delle resistenze un po' più potenti, cosa fanno a rispettare tu, sì, che è la base della macchina. Fumo ne fa un po', sì. Viaggia bene, bello arreggiato, riesce a sentire bene la roba, sì. Il gusto, non si sente nemmeno tanto l'alluminio, no. L'effetto che ti lascia un buco, sì, del ferro, un buon dripperino, va bene, se uno se lo vuole prendere per andare nel meccanico, viaggia bene perché è un 24 sì. mm, un bel attrezzino. Diciamo che è molto simile al Goon. È molto simile al Goon anche come è fatto, come la tank sotto, sì. A parte il serraggio delle viti che è diverso, cambia solo c'era 4, questo c'era 2 e tutti. Comunque dalla Taverna dello Svapo è tutto. Noi vi lasciamo così, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Un bacio.